Quello è lo stemma dei torloni. La pigna che c'è sopra le inferriate è lo stemma dei braschi. Di Cesena. E invece i gigli che ci sono di qua e di là è lo stemma degli onesti. Il nipote era un onesti. Quando nel 69 prima di Cristo Giulio Cesare parte da Ravenna con la sua 13ª legione Romagna, fa passare il Rubicone a tutta la sua legione, lascia il generale Rodosio a condurre tutti i soldati fino a Rimini, e lui e 9 generali partono dal ponte dove hanno attraversato il Rubicone e vengono qua a pregare a Giove. Qui davanti c'è un'aiuola. Ecco, qui c'era il Tempio a Giove, Tempio a Giove Capitolino, fatto dai romani che abitavano qua nella campagna e dove andavano a pregare. Poi qua c'era una grande foresta, si chiamava la Foresta Litana, che partiva da Piacenza e arrivava fino al fiume Uso. Lì vanno persi sti generali, compreso Giulio Cesare, che a forza di camminare arrivano sulla Via Emilia su a Sant'Arcangelo, e lì poi dalla Via Emilia arrivano a Rimini, che gli altri a piedi erano già arrivati tutti. Quindi qui c'era il Tempio a Giove. Il Tempio a Giove poi con un terremoto crollerà tutto il tetto. Quando l'imperatore diventerà Augusto, che viene nel secolo I, viene a Rimini, lungo la strada lui farà una battaglia molto grossa a Senigallia, riesce a vincere e va a portare via tutti i tesori che avevano tutte queste tribù che gli avevano dichiarato guerra. Quindi aveva un sacco di soldi e di oro. Quando arriva Rimini vuol venire a pregare anche lui nel Tempio a Giove. Arriva qui che era crollato il tetto, lui farà ricostruire il tetto, pagherà un Giove d'oro che lo metterà dentro questo tempio e farà marmorizzare tutta di marmo la strada da Rimini fino qua. La Giovedea era tutta di marmo. Quel marmo lì poi lo porterà via a Sigismondo per fare il Tempio Malatestiano a Rimini, assieme a tutto il marmo che c'era nel ponte della Via Emilia Nuova che avevano fatto di qua. Però il tempio ci starà per fin tanto che cominciano i cristiani, e i cristiani abbattono il Tempio Giove e ci fanno la chiesa a San Pietro. Quindi, se scaviamo qui sotto di 2,50 m troviamo le fondamenta del Tempio Giove. È stato spostato, diciamo, per asimmetria con il ristorante, no? Con la casa dei fattori. Principus Apostolorum Petro et Paulus. San Pietro e Paolo, perché dove c'è un tempio dedicato a Giove veniva passato a San Pietro, il cristianesimo, fondatore del cristianesimo. Dopo Paolo, anche perché sono sugli animali e qui c'erano gli animali, quindi San Pietro e Paolo. Siamo alla torre. Torre perché torre? Perché c'era una torre da quella parte lì, alta circa 5 piani, non si sa di preciso chi l'ha fatta, parlano di Barbarossa, perché ci sono qualche documento a Rimini che parla di Barbarossa, però più sicuro è suo figlio. La torre è stata abbattuta nel 1200 da il duca Perticare, che lui ce l'aveva con i romagnoli. Lui era l'ultimo dei Lanzichenecchi che era rimasto qua e ha abbattuto la torre. C'erano i Malatesta. Mastino Malatesta, quando si sposa, che verrà a abitare a Rimini, un suo figlio che diventerà il signorotto su di Milano, sposerà una certa Antonia da Barignano e da lei nascono 2 figli, tutte e 2 su in Lombardia. Uno si chiamerà Sigismondo Malatesta e l'altro è Malatesta Domenico Novello di Cesena. Quando finisce tutto il suo regno che aveva su in Lombardia, viene giù a Rimini. Lì, nella casa che si vede là di fronte attaccata al palazzo, lì viene a abitare sua moglie Antonia da Barignano, e lì ci sono delle stanze che ancora ci sono, le decorazioni, i muri sono ancora affrescati come erano all'epoca. Poi c'è un si dice
Lei dormiva nella finestra del mezzo, dalla parte verso Cesena era la stanza per quando la veniva a trovare il figlio Novello, e dalla parte verso Rimini e quando la veniva a trovare Sigismondo Malatesta. I Malatesta poi finiranno, e col finire dei Malatesta arrivano gli Zampeschi di Forlimpopoli, signori qui del posto, e gli Zampeschi dureranno parecchio, perché prima arriva Brunoro, primo, poi ci sarà Antonello Zampeschi, suo figlio. Antonello Zampeschi però qui ci ha abitato poco, andrà a abitare a Sant'Arcangelo, e quando muore Antonello diventerà il signore qua del posto e abiterà là di sopra, Brunoro Malatesta secondo, e lui qui ha regnato per diversi anni. Oltre che qui comandavano anche San Mauro, il castello di San Mauro era sempre di loro. Lui per comandare, siccome era il terzo figlio, era il più piccolo, uccide due fratelli più grandi per essere lui a comandare. Quest'atto qui fa arrabbiare il Papa, noi qui eravamo nello Stato Pontificio, e il Papa gli toglie la signoria e per vendetta mette qui suo cugino, il cugino del Papa, che era il signore di Imola, e lui manderà nel castello San Mauro i suoi soldati. Brunoro II, arrabbiato di questo, partirà di notte, riuscirà a saltare di là dalle mura che aveva il castello e uccide tutti i soldati che c'erano lì. Questo qui fa arrabbiare ancora di più il Papa, che toglierà il comune a San Mauro, lo ridà a Savignano come era prima dei Malatesta, e fa radere al suolo il castello di San Mauro. Il Papa diventa Pio VI. Pio VI era Braschi di Cesena, e Braschi, prima di morire, sarà quel Papa che i francesi, Napoleone, lo porta in Francia. Prima di morire Braschi lascia tutto, quello che comandava qua, tutto il palazzo qui, a suo nipote, il duca Luigi Onesti Braschi, che verrà a abitare qui nel palazzo. Il palazzo l'ha fatto il Papa, Pio VI. Il palazzo è stato un ingegnere di Imola a farlo, che era l'ingegnere del Papa, e quello che ha fatto Sant'Arcangelo, l'arco quando si entra Sant'Arcangelo. Il nipote del Papa era un giocatore d'azzardo e uno scommettitore, si gioca tutto, e per non farlo fallire, allora erano ancora conti, il conte Giovanni Torlonia compra tutto quello che era del Papa. Quindi qui comanderanno i Torlonia. Giovanni Torlonia vivrà 3 anni, quando muore suo figlio Alessandro Torlonia diventerà lui il proprietario qua, e Alessandro Torlonia comincia a fare ogni podere la sua casa, ogni casa ha lo stemma e il nome del podere, numero. E il numero, e nel primo erano pochi, erano 24 quando lui la compra, poi piano piano sono diventati un centinaio, quindi confinava con Savignano, Bellaria, e quassù confinava con Sant'Arcangelo. I Torlonia poi avevano diversi fattori. Il primo fattore, quando qui si accorge che lui, per lui qua era la tenuta più piccola che avevano i Torlonia, e non teneva nessuno, però qui i contadini, non avendo nessuno sopra, facevano quello che gli pareva, quindi decide di prendere un amministratore. Non conoscendo nessuno qui in Romagna, qui da noi, lui era amico con il duca di Ravenna, Guiccioli, e Guiccioli gli dà uno dei suoi fattori e gli dà il Giovanni Pascoli, chiamiamolo Giovanni Pascoli Senior, e sarà il primo fattore dei Torlonia. Viene qua e viene a abitare qui in questa casa qua, che era la casa chiamata del fattore. Il ristorante, per favore. Sì. Quando viene qua, lui aveva 2 figli, viene con la famiglia, la moglie e 2 figli. Uno era suo figlio, l'altro non era suo figlio, era il nipote, era il figlio di suo fratello. Siccome il suo fratello era morto, sia lui che la moglie, e sto bambino aveva 8 anni,
li prende lui come figli e li terrà fin quando lui muore. Il secondo era Ruggero Pascoli, il padre del poeta. Ruggero Pascoli, quando viene a abitare qua alla torre, aveva 25 anni. Qui capita una cosa bruttissima, capita che qua arriva il colera e questo Giovanni Pascoli Senior morirà di colera. E il principe nomina suo figlio amministratore. Anche suo figlio vivrà poco, vivrà nemmeno un anno, morirà di una febbre intestinale e il principe nomina Ruggero Pascoli amministratore, quindi già è il terzo amministratore dei Torloni. Ruggero Pascoli, mentre lui è qui amministratore, cambia residenza e viene a abitare di qua dove c'è la chiesa, passando da questa parte qua di sopra e poi anche dalla parte di là era l'appartamento dei Pascoli. Ruggero Pascoli avrà 8 figli, 6 nascono a San Mauro, gli ultimi 2, Ida e Maria, quella poi chiamata Mariù, nasceranno qui alla torre. Ruggero Pascoli aveva diversi nemici, uno in particolare che voleva il suo posto, un certo Pietro Cacciaguerra qui di Savignano, e siccome non andavano d'accordo, sgridavano sempre e via, cosa succede? Succede che lui paga due sicari che un giorno, mentre lui va a Cesena per lavoro, perché lui, il principe, anche a Cesena aveva una piccola tenuta, e lì l'amministratore era uno che aveva più di 90 anni e lui andava là a dargli una mano, quindi gli acquisti li faceva lui, tutte le cose le faceva lui, e per questo qui lui parte, va a Cesena la mattina del 10 agosto del 1867. Questo Cacciaguerra sapeva tutto. Il pomeriggio, nel ritorno, verso le 6:15 del pomeriggio, lì sulla via Emilia, di fronte alla villa Ginanni, viene ucciso. La cavalla farà 2,5 chilometri da sola, zigzagando per la strada, fino che arriva sul ponte del Rubicone a Savignano, e lì non si sa cosa facessero a quell'ora e via. C'era l'avvocato Vendemini di Savignano col nipote del Cacciaguerra. Vedono sta cavalla zigzagare, la fermano e lo trovano a Ruggero morto. A lui lo portano all'ospedale per fargli l'autopsia, tutto. La cavalla la danno a un contadino che la porterà qui alla torre alla moglie. Dani, senti un po'. Sei uscito con Falino oggi? Sì, abbiamo fatto il solito giro. Io ho parlato anche con Vendemini. Che dice Vendemini? Ma Vendemini ha confermato quello che ha detto al processo. E cioè? Cioè che ha visto una carrozza andare a zigzag con il corpo di nostro padre ricoperto da un lenzuolo. Questo però già lo sapevamo. Sì, ma Vendemini mi ha confidato che al momento dell'omicidio c'era una donna che ha visto chi ha sparato, hai capito Giacomo? Noi dobbiamo scoprire chi è questa donna, sicuramente sarà una del paese, ma Vendemini non lo so, non me lo vuole dire come lui. Anch'io ho una novità. Leggi. Ma qui non c'è il francobollo, non c'è il mittente, ma che te l'ha data, scusa? Ma lo trova me stamattina sotto la porta. Sotto la porta? Lei. Caro signor Giacomo Pascoli, lei e i suoi fratelli non dovete più immischiarvi in faccende che non vi riguardano, altrimenti ci saranno gravi conseguenze per lei e per la sua famiglia. Svani, ascolta! Svani! Io non posso più permettermi di rischiare. Io devo chiederti di smetterla, smettere di indagare. Ma perché, Giacomo? Perché dobbiamo vivere questa profonda ingiustizia? Perché? Perché io sono costretto! Mi viene, sta zitta! Non sono più soltanto responsabile di questa famiglia ora. Cerca di capirmi, il babbo non ce lo dà più indietro nessuno. E io? E tu cosa? Io? Anche questa volta devo chiedere perdono del delitto che mi ha privato di madre, padre, via via, dei fratelli maggiori e di ogni felicità e serenità nella vita. No, Giacomo, io questa volta non chiedo perdono. Io devo fare quel che faccio. Altri uomini, rimasti impuniti e ignoti, vollero che un uomo, non solo innocente, ma virtuoso, sublime, di lealtà e bontà, e la sua famiglia, morisse. Io non voglio, Giacomo, non voglio che siano morti. E
I pascoli sono costretti a partire dal di qui e ritornare a San Mauro. Quando ritornano era la festa della Madonna, il 24 mi sembra di settembre, che San Mauro suonavano, ballavano in piazza, era una grossa festa, e loro ritornano tutti piangenti e ritornano lì alla casa sua dove erano nati tutti i fratelli. La casa di San Mauro di proprietà era della mamma, è nata lì anche la mamma, e qui fanno i nuovi amministratori. Di amministratore fanno uno di Roma che verrà su abitare qua, al Cacciaguerra lo nomina suo dipendente, non si fidava di più. Tutti gli anni per la festa di Sant'Antonio, il 16 di gennaio, era l'unico giorno che il principe pagava il pranzo a tutti i suoi contadini. E qui in questo spiazzale c'erano tutte le panche, tutto col mangiare tutto pronto. La gente era tutta in chiesa perché c'era la messa, e mentre erano in chiesa arriva una donna di corsa dicendo: andate tutti sul ponte che fanno le coltellate. C'erano due famiglie che facevano le coltellate fra di loro, la gente è uscita tutta, dai, e lì finisce con due morti e due che le arrestano, due fratelli vengono arrestati, gli altri muoiono. Qua rimane tutto il mangiare nei tegami di rame. Ognuno si porta a casa quello che doveva portarsi a casa per la sua famiglia, e qua tutti i contadini il giorno dopo erano tutti all'ospedale Savignano con la diarrea, perché il mangiare nel rame fa questi effetti qua, e per questo il principe licenzia il Cacciaguerra. Il Cacciaguerra partirà, andrà via, andrà a Bologna, e di qua non si vede più. Quando manda via lui, manda via anche quello che era l'amministratore che veniva da Roma. E farà amministratore un certo Ruffi di Rimini. Ruffi era il più ricco di Rimini. Lui ci starà solo un anno come amministratore, perché lui aveva una figlia. Questa figlia sposerà un certo ingegnere agronomo Leopoldo Tosi, e lui lascia tutto al suo genero. Leopoldo Tosi alla Torre la fa diventare famosa, si può dire liberamente, in tutto il mondo. Perché? Perché lui ha avuto due figlie. La più grande sposerà un certo Briolini, che veniva dal nord Italia, e Briolini qui farà champagne, e si chiamava Champagne La Tour, la torre. Lo Champagne La Tour lo mandava in tutto in Sud America, nelle isole del Golfo Messicano e anche in Francia. L'altra figlia più piccola sposerà un altro sempre del nord, molto bravo con le bestie, e qui a forza di incroci nasce una nuova razza di mucche che si chiamerà Bianca Gentile di Romagna, e da queste mucche nascerà un toro ceccone. In gennaio del 1900 a Parigi vincerà la mostra come il miglior toro, e la mucca bianca vincerà come la miglior mucca, e poi tutte e due assieme vinceranno come la miglior coppia. Poi le bestie le ha mandate in Russia, le ha mandate in tutta Europa e via. Questo toro ceccone andrà a morire in Russia perché viene preso dal principe Broski russo, che veniva qua tutti gli anni e dormiva lì di sopra nelle campagnole di San Mauro. Accompagnavano queste bestie, c'è un certo Donati che ha raccontato, accompagnavano questi tori da monta, li accompagnavano col treno fino ad Ancona, lì prendevano il piroscafo e facevano il giro di tutta quanta la Grecia, passavano i Dardanelli e arrivavano fino in Crimea, e dalla Crimea poi dopo venivano poi presi da russi e andavano in Ucraina e in Bielorussia eccetera. Quindi c'era un commercio enorme con la Russia, tant'è vero che questi russi venivano anche qua a scegliere le bestie. Quindi San Mauro era, dal punto di vista di zootecnia, proprio molto famoso in tutta Italia. Il toro che ha vinto Ceccone. Allora, se uno va in viaggio a San Pietroburgo, l'ex Leningrado, nell'Hermitage, reparto zoologia, c'è lo scheletro di questo toro. Io quando l'ho visto, si vedeva, aveva le corna, però uno capiva che era un toro solo dalle lettere sotto che c'era, perché sennò diceva: questo è un dinosauro, è una bestia enorme era. Qui avevano anche una grossissima coltivazione di tabacco.
quello che si vede dietro la chiesa là era il tabacchificio dove si cavano i tabacchi, dove lavoravano i tabacchi, e qui durante il periodo di Tosi c'erano tutti i mestieri tranne, stranamente per San Mauro, il calzolaio, che veniva un calzolaio da San Mauro tutti i giovedì a riparare le scarpe. Del resto qui i mestieri c'erano tutti, c'erano i falegnami, c'erano i muratori, c'erano i fabbri, c'era tutto qua. Era un piccolo paese ed erano in tutto, a lavorare fra gli operai tutto, erano 2500 persone qui. Ultimamente hanno fatto questo museo multimediale, no? Che è molto molto bello e merita una visita da parte della gente che ama Giovanni Pascoli e ama la romagnolità. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Nei campi c'è un breve gregre di ranelle. Le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggera nel giorno che lampi, che scoppi, che pace la sera. Si devono aprire le stelle nel cielo sì tenero e vivo. Là, presso le allegre ranelle, singhiozza monotono un rivo. Di tutto quel cupo tumulto, di tutta quell'aspra bufera, non resta che un dolce singulto nell'umida sera. È quella infinita tempesta, finita in un rivo canoro, dei fulmini fragili restano, cirri di porpora e d'oro. O stanco dolore riposa, la nube del giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera.